Buongiorno a tutti. Oggi il jailbreak ha un tema un po' diverso dal solito. Non ci occupiamo di aspetti tecnici, di casi studio, di esempi di applicazioni, quindi comunque in generale di materie che, anche se poi lo facciamo in maniera molto, molto generale, però riguardano in qualche modo il mondo geo. Oggi parliamo invece, come vedete dal titolo, di un altro aspetto che è molto trasversale invece e che riguarda un po' il nostro modello organizzativo, il modello organizzativo di GITER, che da un po' di anni ha cercato di andare verso uno smart working vero, vero, comunque pieno, completo e la settimana corta. Come vedete, parleremo della nostra esperienza, quindi vi racconterò un'esperienza che peraltro è ancora in corso. Quindi senza pretese di dare indicazioni definitive o di dare consigli, best practices, eccetera, eccetera. Racconterò appunto la nostra esperienza di una PMI, quindi un'azienda, una piccola azienda italiana. Questo nel titolo c'è perché in realtà poi lo smart working è in parte. La buona riuscita, diciamo così, di un approccio di questo tipo è in parte anche legato al mercato nel quale si è. Quindi in qualche modo gioca anche il fatto che si tratti di una PMI italiana. E poi anche un po' l'idea della settimana corta, che è un altro aspetto che abbiamo provato a mettere in campo negli ultimi anni. Intanto ve ne parlerò partendo dai motivi di una scelta, perché questo è ovviamente, cioè si tratta di scegliere se andare in quella direzione o no. Noi l'abbiamo fatto un po' di anni fa, ora poi su quanto tempo fa ci ritornerò, ma i motivi principali poi non sono probabilmente i soli, però i principali sono intanto quello di essere resilienti al mercato. Il mercato nel quale ci muoviamo, nel quale si muove un'azienda che si occupa in generale molto genericamente di IT, è un mercato dinamicissimo, è un mercato che è locale ma è anche molto globale, che cambia rapidamente, in cui la competizione certo c'è come in tutti i mercati, poi ci sono probabilmente delle nicchie, delle sacche che però bisogna essere in grado di riconoscere che sono un po' meno competitive. Però in generale ci siamo resi conto che dovevamo essere molto resilienti, altrimenti è ovvio, insomma, l'azienda non va avanti. E al mercato vuol dire anche a tutte le aziende competitor che sono PMI, ma non solo. E vengo al secondo punto. Un altro tema importante è quello della ricerca di collaboratori, dipendenti, professionisti che si occupino delle nostre materie. Allora, già questo è un tema in assoluto complesso, nel senso che non è così semplice perché è una materia, quella delle space tech, chiamiamole in generale, per quanto ultimamente molto, molto in grande diffusione, però quando andiamo a cercare una professionalità molto verticale, beh, intanto il bacino d'utenza non è enorme. Bisogna poi essere anche attrattivi. E attrattivi lo si può essere in tanti modi. La scelta di andare verso lo smart working va in questa direzione, anche per essere più attrattivi. C'è poi una questione di luogo. Se ci limitiamo a cercare professionisti così verticali, con competenze molto specifiche, che siano adatti, a nostro parere, a lavorare in GITER, e li cerchiamo soltanto nella zona attorno a noi o comunque disposti a venire da noi, è chiaro che ancora di più si restringe il campo. Un approccio smart, che non vuol dire per forza, quindi ora ho toccato il tema del luogo, non è ovviamente solo quello, non è, cioè, l'annosa diatriba tra smart working e remote working, telelavoro, eccetera. È chiaro che non è la stessa cosa, però in qualche modo aiuta. E terzo motivo, che in parte ho già toccato, è quello della competitività con le grandi imprese. Appunto, il tema è quello.
principalmente, grandi, medio grandi, è anche quello. Ci siamo resi conto che nel mercato, nel nostro mercato, i competitor non sono soltanto aziende della nostra dimensione con le nostre caratteristiche, ma sono anche quelle aziende più grandi, medio grandi. E allora bisogna trovare dei modi per essere competitivi, non soltanto, quindi ad esempio anche per essere attrattivi nei confronti di professionisti, e questo modo non può essere soltanto la retribuzione, perché con grandi aziende spesso da questo punto di vista siamo in difficoltà, ovviamente, potremmo essere in difficoltà. Quali sono i passi concreti che abbiamo fatto? Parto subito da quelli, poi dopo un po' di considerazioni. Intanto la riduzione di limiti di orario, che non vuol dire lavorare meno, vuol dire riduzione di limiti di orario, quindi tendenzialmente non c'è un orario fisso, quindi dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 ad esempio, ma ognuno può decidere di lavorare quando vuole. Poi faccio una premessa che vale per tutti i punti che vedete scritti su questa slide. È chiaro che ora io lo sto dicendo in generale, poi ci sono una serie di regole che poi in parte citerò, ma molto velocemente, non è questo lo scopo, che fanno sì che tutto questo possa funzionare. Quindi riduzione del limite orario, poi qualche regola c'è perché ci sono una serie di esigenze collaterali, però tendenzialmente il punto è questo, cioè non, se una persona vuole iniziare, si sveglia presto al mattino, vuole iniziare a lavorare alle 6 fino alle 11 e poi alle 11 va a farsi una passeggiata, questo tendenzialmente è possibile. Stesso discorso per i limiti di spazio, di luogo, quindi non è necessario essere fisicamente in ufficio, questo vuol dire che si può lavorare, essere quindi collaboratore, dipendente digitale, come succede anche non essendo fisicamente nella nostra città, oppure anche per chi è fisicamente nella nostra città può decidere di venire o non venire tendenzialmente quando vuole. Anche qua poi ci sono una serie di regole, banalmente questo va comunicato con un po' di anticipo in modo che le altre persone si possano regolare e ad esempio i project manager possano gestire il lavoro anche nei confronti di terzi, quando è necessario esserci fisicamente per qualche motivo, ovviamente questo lo si fa, quindi ci sono una serie di regole che fanno sì che tutto questo sia sostenibile, però questo è il punto, abbiamo all'interno dell'ufficio uno spazio con le scrivanie libere e quindi mano a mano quando uno arriva si siede senza avere la sua scrivania, ma si siede dove c'è spazio, essendosi prenotato, diciamo così, sul calendario aziendale. Ferie e permessi, stesso discorso, le ferie e i permessi possono essere presi liberamente, senza necessità di approvazione, vanno ovviamente comunicati, vanno comunicati con un po' di anticipo, questo sicuramente sì, e stesso discorso che facevo prima. Questo sposta sul PM una serie di oneri perché il PM deve incastrare, organizzare il più possibile le cose, però tendenzialmente appunto l'approccio è questo. La settimana corta, allora, non essendoci limiti di orario, in linea di principio una persona potrebbe anche farsela da solo la settimana corta. Ma poi noi tendenzialmente stiamo cercando da un po' di tempo di lavorare, abbiamo tolto una parte, quindi una mezza giornata, con l'obiettivo di toglierne ancora mezza, quindi arrivare ai 4 giorni lavorativi. E vengo all'ultimo punto, che è quello degli obiettivi. Appunto, non ci sono limiti di orario né limiti di spazio. Questo vuole dire, come noto, direi, che non possiamo più lavorare considerando appunto la presenza in ufficio in un certo intervallo di tempo, ma dobbiamo darci ognuno degli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi da raggiungere che sono assegnati dal PM e sono concordati però con ogni tecnico,
in modo che in qualche modo, ecco, questa cosa funziona se gli obiettivi non vengono calati dall'alto. Poi qualche volta succede, perché ci sono evidentemente anche delle esigenze aziendali, però si cerca di concertarli il più possibile. Questi obiettivi devono essere in qualche modo parametrati sulla settimana corta, cioè chiaro che non ci sono degli orari definiti, però io devo ipotizzare gli obiettivi settimanali tali per cui questi obiettivi siano raggiungibili in un tempo ragionevole, che è quello della settimana anche corta. Poi ognuno si gestisce questa settimana corta come meglio crede, quindi se vuole lavorare più spesso alla sera, dopo cena, e finire presto invece il pomeriggio perché c'è il sole e vuole uscire, questo lo può fare, però gli obiettivi devono essere ovviamente commisurati, altrimenti non potremmo dirci settimana corta e poi mettiamo dentro una quantità di obiettivi tali per cui una persona media deve lavorare 8 giorni alla settimana, perché sennò non riesce a raggiungere gli obiettivi. Questo ovviamente non può funzionare. Qualche volta, ripeto, capita, e questo è il vero nodo, se devo dire, se devo individuare un punto, questo è il vero nodo del successo o l'insuccesso di un approccio di questo tipo. Ed è il vero motivo per cui io credo molte aziende o non fanno questo passo, oppure lo hanno fatto e tornano indietro. Non è facile azzeccare gli obiettivi. Non è facile se lo fa il PM e li fa cadere dall'alto, assolutamente no, ma non è facile neppure se si concertano con i tecnici. Qualche volta può capitare che non sia facile valutare e si sbagli la valutazione. Quindi qua dentro ci sta tutta la flessibilità del caso. E il fatto che uno smart working così pensato ha bisogno di molta gestione, va gestito tanto. Quindi questi sono gli aspetti, viene da dire, negativi, o comunque gli oneri che si porta dietro una scelta di questo tipo. È chiaro che ha dei vantaggi, che sono quelli che credo siano chiari dalle cose che ho detto su questa slide. Quindi la libertà di potersi fare 2 ore di passeggiata, oppure andare a prendere i figli a scuola, oppure insomma fare quello che uno vuole, oppure lavorare da casa perché uno preferisce 2 giorni alla settimana non farsi il viaggio casa lavoro, o per qualsiasi altro motivo, così come riuscire a lavorare per ogni settimana, avendo la libertà di sapere che mezza giornata ce l'ho libera. Questi sono dei vantaggi che stiamo sperimentando sulla nostra pelle, però certamente non è semplicissimo. Il motivo per cui andiamo in questa direzione non è però tanto cosa è più o meno semplice, quanto il fatto che lavorare in questo modo, lavorare per obiettivi, crediamo, come non è una novità, diciamo, non lo dico io, però crediamo che sia alla lunga più produttivo e crei un'azienda più resiliente al mercato. Poi ci sono tutti i casi singoli, ci sono tutte le complessità, ci sono appunto il fatto che sbaglieremo degli obiettivi e quindi valutavamo che un certo obiettivo era raggiungibile in 2 giorni di lavoro, invece poi scopriamo che è raggiungibile in 6 giorni e quindi andiamo in ritardo. Questo è quello che stiamo imparando a fare anche noi. Il lavoro del PM è centrale in una gestione di questo tipo, è assolutamente centrale, e non è proprio il lavoro di un PM standard, almeno non è lo stesso lavoro che il PM faceva prima che andassimo verso questa direzione. Dopodiché, una serie di passi concreti, invece più fisici, ovviamente ad ogni persona viene dato il PC in modo che possa essere libero di lavorare dall'ufficio, dal lavoro, da casa, dalla spiaggia, da dove preferisce, dal ristorante, dal bar. Abbiamo centralizzato tutto su una piattaforma cloud, quindi non c'è necessità, i dati sono accessibili da chiunque, da ovunque, in maniera semplice. Questi sono passi, mentre nella slide precedente ho parlato un po' più dell'approccio, del concetto, dell'idea, anche se ci sono
fatti dei passi concreti, questi sono molto concreti, no? Cioè fornire fisicamente un PC, a parte che questo è un passaggio che non è strettamente legato allo smart working, però ad esempio invece il fatto di andare su una piattaforma totalmente cloud è stato un passaggio che abbiamo ritenuto propedeutico, non è per forza legato anche questo all'idea di smart working, si può lavorare in maniera standard sempre in ufficio con orari fissi pure con una piattaforma di questo tipo, però diciamo che a noi è sembrato molto utile e lo stiamo sperimentando. Diciamo, la buona riuscita di un approccio di questo tipo passa anche attraverso poi delle questioni pratiche, cioè se io riesco veramente da casa, da dove sono, ovunque, ad avere accesso a tutto quello di cui ho bisogno in maniera identica, quindi se sono in ufficio, se sono fuori, beh, questo facilita, perché altrimenti potremmo concettualmente pensare a un modello bellissimo che funziona, niente orari, niente luoghi, eccetera, poi però se non riesco a fisicamente lavorare, beh, questo è ovviamente invalido a tutto il resto. Come vi dicevo, parliamo dell'esperienza, quindi non diamo ricette definitive e quindi se parliamo dell'esperienza, certamente non possiamo omettere le difficoltà. La prima è quella di cui ho già in parte parlato, la pianificazione degli obiettivi deve essere corrispondente alla realtà. E questo non è sempre facile perché per tanti motivi, insomma, perché gli obiettivi e poi quindi gli strumenti per raggiungere gli obiettivi, quindi i singoli task, non sono sempre uguali. Capita che ci siano dei task su cui abbiamo già lavorato tante altre volte, dei task che abbiamo già fatto altre volte per altri lavori e adesso li dobbiamo ripetere, quindi abbiamo più o meno idea di pro, contro, difficoltà che potrebbero insorgere durante lo svolgimento del task, e allora abbiamo anche un'idea di quanto ci si possa mettere. Capita invece che ce ne siano di quelli, soprattutto per un'azienda che fa anche una forte attività di sviluppo, di ricerca e sviluppo, ecco, in quel caso lì può capitare che ci siano delle attività su cui abbiamo degli incognite. Qua veramente è una questione molto di esperienza, quindi continuare a farlo sia da parte del PM che da parte dei tecnici, perché appunto poi gli obiettivi si cerca almeno quelli, diciamo un buon 70%, si cerca di concordarli insieme, non tanto gli obiettivi ma i tempi necessari a raggiungere gli obiettivi. Quindi è una questione di esperienza, dopodiché io credo che anche con una grande esperienza ci sarà sempre il caso in cui la pianificazione non corrisponda alla realtà e allora si tratta di mettere insieme anche un modello che sia il più possibile flessibile. Flessibile vuol dire fare sì che il PM abbia la possibilità di spostare alcune scadenze, non tutte ovviamente, perché sono di quelle che prevedono il rapporto con terzi, che siano clienti, che siano team di progetto, quindi ci sono delle scadenze che non sono prorogabili, altre magari sì. La flessibilità prevede anche che il team sia flessibile, quindi che ci siano delle persone che abbiano alcune competenze intercambiabili, prevede il fatto che su ogni task ci possa essere una persona, ma eventualmente anche un'altra a supporto, insomma una serie di questioni, ma il tema è essere certamente molto flessibili, che detto così insomma è l'aspetto, anche qui è l'aspetto positivo, ma non è per nulla semplice. Un'altra difficoltà è la disponibilità con i clienti. Io dico clienti, poi appunto possono essere anche team di progetto, possono essere insomma tutti soggetti terzi. È chiaro che col soggetto terzo non è che posso dirgli guarda, facciamoci una riunione di test del prodotto alle 10 di sera, perché io nella mia azienda si lavora così e io lavoro alle 10 di sera. Ovviamente questo no. Questa non è tanto... È una più che una difficoltà, è una questione che dobbiamo tenere in conto e direi che la stiamo gestendo bene, molto bene, nel senso che qua si tratta semplicemente di pianificare prima, quello che dicevo in qualche slide fa,
le disponibilità di orario e di luogo sono, quindi ognuno può fare tra virgolette quello che vuole, ma va comunicato con un anticipo che abbiamo definito, in modo che se c'è una giornata in cui c'è un cliente in ufficio, le persone che devono parlare con quel cliente dovranno organizzarsi in modo da essere in ufficio quel giorno, e il PM monitora questi aspetti, così come se c'è una riunione anche da remoto, occorre che una persona possa essere anche a casa ma disponibile in quell'orario. Devo dire che è una difficoltà ampiamente affrontabile, ecco, ampiamente superabile, però va gestita anche questa. Diciamo, è un ulteriore aspetto che va gestito rispetto a un approccio classico nel quale siamo sicuri che dalle alle siamo in ufficio tutti, e quindi noi questa domanda non ce la dobbiamo neanche fare. Siamo certamente disponibili con i clienti in quell'orario. Lo metto sul sito, scrivo 9, 13, 14, 18 e lì rispondiamo. E questo ovviamente è un problema di meno. La distinzione tra con necessario e superfluo. Ora, questo è un tema che non riguarda soltanto lo smart working, un approccio smart working riguarda un po' tutti, un po' tutte le aziende, credo. Se ne dibatte a lungo, no? sui vari canali, trovo spessissimo discussioni su questo tema. È chiaro che in un approccio di questo tipo la distinzione tra call necessario e superfluo è ancora più importante. Perché? Perché le call sono di più, sono oggettivamente di più. Io credo che però non vadano in qualche modo demonizzate. Cioè, il punto non è fare più o meno call, perché in un approccio di questo tipo fare più o meno una call è come dire io sono in ufficio con il mio collega e lavoriamo insieme fianco a fianco. Molte delle call che facciamo sono di più. Allora, non è, quindi quando due persone in ufficio lavorano fianco a fianco, non è che diciamo, no, arriva l'amministratore e dice no, dividetevi come a scuola, se si deve lavorare insieme si lavora insieme. Quindi alcune di queste call sono di questo tipo. Io quindi credo che anche un po' quell'approccio che credo sia un po' semplicistico, il dire no, le call basta, call facciamone meno, sì facciamone meno, il punto è capire quelle che sono necessarie, quelle che sono superflue, quelle che sono utili e quelle che sono meno utili. Si tratta di intanto dare un tempo alle call, questo sì, dare degli obiettivi, fare sì che gli obiettivi della call siano chiari a tutti, sapere quando si esce dalla call cosa si è prodotto e cosa non si è prodotto, ma questo vale per tutte le riunioni, anche quelle in presenza. Nel nostro caso, ripeto, spesso le call non sono delle riunioni vere e proprie, ma sono la trasposizione del lavoro a quattro mani in presenza. Quindi lavoro insieme fianco a fianco oppure lavoro insieme condividendo lo schermo. Questo spesso io credo che sia utile. Se porta dei risultati, se su un certo progetto è meglio che ci lavorino due persone insieme, arrivano al risultato in 2 ore, anziché lavorarci uno da solo che ci mette 2 giorni, beh, meglio. È sempre una questione ovviamente di rapporto tra beneficio e sforzi profusi. La libertà di orario si porta dietro il fatto che però non si può. Ovviamente, cioè, se c'è una persona che soffre di insonnia, non può dire ah, io guarda, lavoro tutti i giorni, tutte le settimane, dalle 11 di sera alle 6 di mattina. Diventa un po' complicato. Ovviamente non è così, non accade, non è accaduto mai, però ci sono degli orari molto custom. E allora questi vanno gestiti. Vanno gestiti e sono un po' più difficili da gestire rispetto agli altri, che sono invece poi, nella nostra esperienza, anche molto tradizionali. Cioè la libertà sugli orari e sul luogo non fa sì che veramente ci sia l'80% delle persone in azienda che lavora come
quello che soffre di insonnia, ma mediamente, anche perché i nostri ritmi di vita sono un po' quelli, chi ha i figli che vanno a scuola, dopo che sono andati a scuola, ha il suo intervallo di tempo che dedica ovviamente al lavoro. Quindi mediamente gli orari sono abbastanza standard. Semplicemente è una libertà per cui veramente se ho un'ora di tempo e voglio farmi una passeggiata perché è una bella giornata autunnale, posso farla se me la sono organizzata bene. Quindi di questo si sta parlando, non di rivoluzioni totali. Però ci sono dei momenti e dei casi in cui bisogna gestire anche membri del team con orari molto custom. Questo è giusto farlo, io credo che sia giusto farlo, poi bisogna trovare il giusto equilibrio, qui di nuovo fa parte del lavoro del PM e del management. Alcune considerazioni. La cultura aziendale, una delle critiche che sento spesso muovere al lavoro remoto in generale, direi, non tanto, quindi al fatto di non essere in presenza, questo è principalmente, che quindi è un po' diverso da quello che vi ho raccontato io e da quella che è l'esperienza in città in questo momento, perché poi di fatto spesso, cioè, siamo in presenza e a giro, non tutti insieme, ma ci si vede spesso. Però ecco, una delle obiezioni che si legge e che si sente porre a questo tipo di approccio è se non si è sempre tutti insieme a parlarsi, a stare al caffè, al pranzare, eccetera, eccetera, ne risente un po' la cultura aziendale. Ora, non lo so, certamente non lo so. Anche qui non voglio dare delle ricette, delle risposte definitive. Diciamo che in aziende che io non vedo tutta questa grande quantità di aziende che lavorano in maniera tradizionale, ora non so come chiamarla, comunque insomma, in cui la cultura aziendale è ricchissima, è chiara a tutti, quando una persona esterna entra gli si para davanti agli occhi una cultura aziendale molto molto chiara. Francamente non vedo tutto questo anche interesse da parte di molti management sulla cultura aziendale, se devo fare una piccola nota polemica, anche sulle aziende che lavorano in maniera tradizionale. E allora diciamo che tutta questa levata di scudi su smart working o anche solo che remote working è la morte della cultura aziendale, ma io ci penserei comunque anche al di là dello smart working e del remote working. Detto ciò, credo che sia importante che l'azienda abbia una sua cultura e che le persone che arrivano nuove, ad esempio, in azienda a lavorare abbiano chiara, non il primo giorno ma il primo mese, qual è la cultura, qual è il modo di lavorare, come si lavora, poi con le specificità di tutti ovviamente, però abbia chiaro questo. Credo che sia importante che i clienti abbiano chiara qual è la cultura aziendale. Credo però che questa cultura si possa costruire tranquillamente anche in un'azienda che lavora in totale smart working. Si tratta di fare sì che prima di tutto il management abbia chiari gli obiettivi e li condivida, gli obiettivi da un punto di vista della cultura intendo, non gli obiettivi di bilancio ad esempio, e li condivida, e poi con le persone, anche tra i dipendenti, ma tra tutti, si dedichi tempo alla condivisione, questo sì. Che poi questa condivisione sia in presenza o no è un altro discorso, ma io temo che il punto sia questo, cioè dedicare tempo alla condivisione. Quando dicevo prima, anche in aziende con un approccio diverso da quello che abbiamo noi, mi pare che tutta questa chiara cultura aziendale non ci sia, e io credo che in quel caso sia perché si dedica poco tempo alla condivisione, soprattutto tra il management e i tecnici o comunque chi non fa parte del management.
Perché probabilmente viene visto come tempo perso, come tempo poco produttivo, abbiamo degli obiettivi stringenti, dobbiamo raggiungere gli obiettivi, eccetera. Poi è vero che probabilmente quando si va a prendere il caffè, però ora anche tutto questo mito della pausa caffè, è più facile che si parli del nuovo scooter che ho comprato il giorno prima o che ha comprato il collega, piuttosto che di altri aspetti. Quindi io credo che si debba dedicare tempo alla condivisione. Quindi vuol dire anche ammettere da parte del project manager, ad esempio, che ci saranno delle riunioni che possono apparire un po' inutili oppure possono durare un po' di più di quello che avevo previsto, ma magari danno un po' più spazio a questo aspetto. Funzionare un approccio di questo tipo, noi lo stiamo portando avanti da un po' di anni, crediamo che possa funzionare, non siamo, ci sono tante cose ancora che vorremmo fare, meglio, può funzionare a patto però, secondo noi, che ci siano delle regole poche, chiare, chiarissime e per tutti. Cioè, ad esempio, il discorso del tempo o dello spazio o delle ferie deve valere per tutti, deve valere per. Quindi, questo di nuovo non è un pensiero nostro, ma è un pensiero già noto che però abbiamo cercato di fare nostro, di provare, di testare. Cioè, se gli orari sono liberi e l'amministratore delegato, il presidente, il CTO, eccetera, eccetera, sono tutti i giorni in ufficio dalle 7 di mattina alle 8 di sera e magari non disdegnano neppure di farlo anche un po' pesare, però allora siamo da capo. Così come per le ferie sono libere per tutti, ovviamente nei limiti delle ferie previste dal contratto. Puoi prenderne quando vuoi e poi. Io che sono amministratore, nello scorso anno, siccome c'era tanto da lavorare, ho fatto 3 giorni di ferie e mi lamento pure che sono stanco, magari. Ecco, questo credo che non funzioni. Poche regole. Allora, poche, in realtà poi dopo i processi, che è un altro aspetto del quale qua non ho parlato perché, vabbè, volevo il tempo a disposizione, puntare l'accento su altre questioni. I processi sono un tema centrale per far funzionare uno smart working vero, e i processi invece non hanno poche regole, probabilmente ne hanno anche tante, poi bisogna fare attenzione a che non si esageri, però ne hanno anche tanti, i processi e gli strumenti anche informatici che usiamo. Ma le regole a cui mi riferisco in questa slide sono invece proprio le regole anche di convivenza, no? Quelle che citavo prima, non so, orario libero, ma comunicarlo entro 8 giorni, comunicarlo in quel modo. Ecco, queste sono le regole a cui mi riferisco, non tanto le cartelle, come sono organizzate le cartelle per gestire un progetto. Questo è un altro discorso che riguarda poi i processi, ma questo, francamente, di nuovo, è un aspetto che è abbastanza indipendente dall'idea di smart working. Quelle regole lì, ecco, dovrebbero essere poche, chiare per tutti. E poi per chiudere una serie di altre considerazioni sparse. Fare percepire il distacco dagli orari è quasi più un problema per il personale, che lavora sul progetto, sui progetti, sulle commesse. Probabilmente perché ci dobbiamo anche un po' abituare a un modo di lavorare diverso, perché il contatto col cliente è ovviamente uno di quegli aspetti che ti fa rimanere ancorato a quegli orari, perché ti danno più sicurezza, perché sai che se sei disponibile in quegli orari, sei più disponibile nei confronti del cliente. Qui fa parte molto del lavoro del management, del PM. Però ecco, abbiamo percepito che paradossalmente, questa libertà dagli orari non è sempre facile, non è sempre. Dopodiché, non è per tutti. Questa è un'altra dei classicissimi, degli evergreen che si trovano su
tutte le discussioni sul tema che ad esempio troviamo su LinkedIn, certo che non è per tutti, ovviamente non è per tutti, ci sono delle aziende che non possono lavorare in questo modo, ma dipende dal tipo di business. Su questo direi non c'è neanche tantissimo da discutere. Credo però che sia per molti, non so se la maggior parte, non lo so, non ho fatto analisi di questo tipo, per molti intendo molte di quelle aziende che invece decidono che non è adatto, ecco invece credo che invece potrebbero decidere che lo smart working è adatto. Poi ovviamente è una scelta, però per molte aziende appunto è una scelta, non è no ma noi non possiamo, non si adatta, non è così. Aziende e team, quindi ora ho fatto l'esempio delle aziende, ma vale anche per le persone. Non è per tutti, ci sono delle persone per cui probabilmente questo modo di lavorare non è proprio adatto, non è l'ideale quantomeno. Ci sono delle persone che preferiscono avere, magari appunto proprio per tranquillità propria, sicurezza propria, degli orari ben definiti, un luogo ben definito, avere a fianco le persone vicine, anche dal punto di vista di tutti noi che lavoriamo. Prima di tutto è chiaro che è una scelta organizzativa, cioè moltissimo è una scelta organizzativa, ma prima di tutto è una scelta strategica, cioè quando si decide, abbiamo deciso di andare in questa direzione, di fatto cosa abbiamo detto? Abbiamo detto cerchiamo di inserire una serie di libertà comunque di vantaggi per tutti, per l'azienda e per tutte le persone che ci lavorano, tutte intendo dal primo responsabile, socio di maggioranza, eccetera, eccetera, fino al tirocinante appena arrivato. Quindi veramente per tutti, i vantaggi che ci sono per tutti, e però spostiamo una parte, questo non è gratis, spostiamo una parte di effort, di responsabilità sul management, perché come ho detto più volte nelle slide precedenti, per far funzionare tutta quella serie di vantaggi, per far sì che siano veramente vantaggi, ecco, bisogna però gestire una serie di situazioni che altrimenti non sarebbero da gestire. Quindi c'è uno sforzo non banale, metto tra parentesi management anche dei dipendenti, nel senso che non vorrei far passare il concetto che cioè è chiaro che il PM, l'ho citato più volte, i PM sono forse le persone più caricate da questo punto di vista, però anche i singoli, anche se non sono PM, hanno su di loro uno sforzo che prima non avevano, hanno un compito che prima non avevano, un compito di management anche del proprio lavoro personale che prima non avevano. Quindi è una questione di, anche qua, di bilancio, cioè se vogliamo avere un modello di questo tipo che noi crediamo possa essere vincente, possa funzionare, possa essere più attrattivo, possa fare in modo che Gitale sia un'azienda nella quale si cerca di lavorare bene e si sta mediamente bene, poi ci sono tutte le casualità e ci sono tutti i casi specifici sui singoli lavori, i singoli progetti che sono magari invece molto complicati e creano delle complessità. Però ecco, se vogliamo questo, di contro bisogna sapere che ci stiamo portando dentro una serie di situazioni da gestire, modalità da gestire che altrimenti non sarebbero da gestire. Ultima cosa importante, averci iniziato a pensare in tempo di pace. Ho detto più volte, è già un po' di anni, non ho detto quando, il punto è che abbiamo iniziato a lavorare e a pensare a queste cose prima del Covid, che è di fatto un po' lo spartiacque, no, da questo punto di vista. Se ne è iniziato a parlare tantissimo da quel momento in poi, perché vabbè, chiaro che lì siamo stati tutti vincolati, allora poi qualcuno si è posto la questione. Qualcuno ha deciso di tornare indietro, qualcuno ha deciso di andare avanti. Noi ci avevamo pensato prima perché i bisogni che avevo scritto nella prima slide erano bisogni che già sentivamo,
ed è stato importante, nel senso che è una transizione che, come ho già detto, non abbiamo concluso, quindi vedete, fate due conti, insomma, sono un po' di anni, quindi è complessa, anche se adesso direi siamo abbastanza in una situazione, però stiamo continuando a cercare di migliorare, di aggiungere o togliere elementi. Se ci avessimo dovuto pensare in fretta e furia, quindi anche introducendo strumenti, proprio intendo strumenti informatici per gestire queste cose, quando c'è stato quell'evento, beh, sarebbe stato molto più complicato. Avrei avuto il tempo di pensarla, pianificarla e cominciare a lavorarci, poi come la stiamo pensando adesso rispetto a come l'abbiamo pensata 6 anni fa, mi viene da dire che è completamente diverso, però averci iniziato a pensare in quel momento è stato certamente utile. Ho concluso, se ci saranno poi ecco delle domande o anche voglia di confrontarsi, quello è la mia mail. Sotto c'è il link al canale Telegram dei Jailbreak per avere poi tutte le varie informazioni sui prossimi appuntamenti e anche un po' di altre informazioni legate all'attività di. Grazie mille.